maestro Gianluca Grignani, reduce dal Festival di Sanremo 2015, proprio con questo brano che stiamo trasmettendo tantissimo e con la new edition dell'album A volte esagero 2015. Benvenuto Gianluca Grignani, ciao! Ciao! Benvenuto, sono molto contenta di risentirti, ecco, ma partirei subito col chiederti quali sono questi sogni infranti, un messaggio di speranza. Ma i sogni infranti sono tutti quelli degli italiani che si sono trovati ad affrontare un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Vorrebbe essere un collante, cioè le parole che dico in questa canzone sono un po' quello che in molti pensano, ma che non possono dire da soli, perché sembrerebbe che non si riesca a parlare come una persona sola, ma che invece con una canzone si possa dire in più persone. Quindi è un po' la valenza questa. Poi i sogni infranti, secondo me, sono un po' la benzina, quella che in fondo ti fa alzare la mattina, perché ti fa dire: ma perché io devo vedere dei sogni infranti? Non esiste. E allora questa è la carica che mi dà. Quando l'ho scritta, quando la sento, mi auguro che poi faccia più o meno lo stesso effetto anche alla gente. Senti, ma in quest'album che ho ascoltato e che è davvero molto molto bello, quanto sei cambiato, Gianluca? Lo spirito rock c'è sempre, però sento anche che ci sono delle sonorità nuove. Beh, sì. Più che sonorità, c'è un atteggiamento mio di tanta umiltà, che non arrivi a 20 anni, ai 40, e quindi cambi, volente o nolente, sei un'altra persona. L'umiltà ti nasce dalle esperienze, ti nasce dal... io nel mio caso specifico l'ho imparato avendo dei figli. Ho capito che non ero il centro del mondo, cosa che è difficile per un uomo in genere, per un artista ancora di più. Che poi tu hai quattro figli, no? Hai quattro figli, come si rapportano alla tua professione i tuoi figli? Che rapporto hanno con la musica? Ah, sono i piccoli, sanno che ogni tanto mi vedono in televisione, mi sentono in radio, hanno capito che faccio un lavoro diverso dagli altri papà, ma non hanno... Io non glielo faccio pesare, perché non sono il tipo, e tantomeno loro se ne preoccupano. Un rapporto molto tranquillo, e questa è una cosa meravigliosa, anche perché però dicevo, sì, dimmi. L'umiltà è stata fondamentale, cioè il sapere di non essere, di doversi mettere da parte, e scoprire che l'umiltà è amore alla fine. È come se lo è. Io sono rimasta molto colpita da un brano di quest'album, cioè sono tutti molto belli, però c'è una preghiera moderna dove si parla molto di Dio, anche all'interno di questa, oltre che nell'album, che poi si parla molto di Dio anche nell'album. Cosa spinge, dici nella canzone, un uomo ad odiare senza perdono? Tu dici: mi sento meglio solo amando, forse sono io che sono diverso, ma forse siamo uguali e diversi, per rifare un collegamento a una vecchia canzone, citi anche Anne e Marco, insomma è una canzone molto profonda che mi è piaciuta tanto. Mi racconti un po' di questa preghiera moderna, Gianluca? Perché la moderna è un brano che io ho vissuto come se fosse un film, cioè ho guardato quello che mi succedeva intorno. In realtà non parla di Dio in questo caso specifico, dice che forse tutte queste religioni ci rendono diversi quando in realtà siamo uguali. Lo dice in maniera, l'ho fatta un po' come un film, cioè inizia con questo, con la città, inizia con i rumori della città, inizia la canzone su quel tipo di sound e torna a finire su quel tipo di sound. Ma è voluto perché è voluto. Però c'è stato un pensiero, io ho voluto fare una canzone classica dove spiegavo queste cose, le dicevo, punto e basta. Invece ho voluto proprio inserirle all'interno di alcuni suoni, come se fosse una colonna sonora di un film. È bellissimo. Io credo che dia l'idea molto reale di quello che sono la situazione che viviamo ogni giorno. E poi altra chicca di quest'album è anche questo duetto con Emi Schilla, con due mondi musicali completamente diversi, però arrabbiati e senza peli sulla lingua, no? Sì. Sì, scusami. No, vai. Il duetto con Emi Schilla
io trovo che lui sia, che non sto bene, c'ho la voce un po'. Sì, sentivo un po', non ho chiesto, però in effetti sentivo un po' che qualche... No, ma c'ho la febbre da giorni, ne sto uscendo in questo, e quindi mi senti un po' affaticato. Ne sono febbre. C'è solo, purtroppo. Purtroppo direi. Gianluca... Per me, sì, sì, per me Kina è un cantautore moderno. Quando ci siamo incontrati, io avevo questo pezzo rock molto tirato che fuori dai guai, e ho detto prova a fare qualcosa, e quando l'ha fatta era perfetta. E quindi l'abbiamo inserita proprio perché era venuta particolarmente bene. Poi un'amica, una persona, un ragazzo giovane col quale mi trovo bene. Ti ha mandato i saluti anche a Sanremo, quindi insomma sicuramente una bella accoppiata quella di Gianluca Grignani ed Amy Skill. E poi insomma in quest'album si trova anche l'interpretazione meravigliosa di un brano stupendo che non ha bisogno di presentazioni, cioè Vedrai Vedrai. Anzi, pensavo proprio a proposito di questo brano: è questa la vita che sognavi, dice la canzone di Tenco, è questa la vita che sognavi tu invece, Gianluca? No, assolutamente. Io da ragazzino vedevo le cose in una certa maniera, crescendo le vedo in maniera diversa, sono molto disincantato, non ho più l'interesse di essere un'icona, no? Non mi piace più per pensare ai contenuti, a parlare alla gente, perché è la gente con la quale mi confronto. Mi sento un uomo molto diverso, quindi non ho le aspettative che avevo da ragazzino. Sono cambiato in questo senso, molto anche positivo, direi. Eh sì, devo dire, guarda, noi abbiamo avuto modo di incontrarci spesso anche durante altre interviste, anche tanti anni fa, e devo dire che c'è un Gianluca, in effetti, come dici tu, diverso, sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda le emozioni, sia per quanto riguarda probabilmente tutto. A volte esagero, è proprio il titolo di quest'album, però secondo me tu non esageri, sei proprio un artista fortissimo, e so anche che chiuderai con un tour al Teatro Greco di Taormina, quindi ti aspettiamo nella nostra terra in Sicilia presto. Assolutamente, non vedo l'ora, che è una delle cose che poi sempre parlando. Un tour con più di 30 canzoni, in quel caso ne faremo anche 35, vedremo un tour con le scenografie di Marco Lodola, stiamo facendo un lavoro molto importante. Gianluca, io ti aspetto prestissimo e mi auguro di poterti ospitare. Grazie. Anche in studio. Fai un saluto agli amici di Studio 90 Italia? Certo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Studio 90 Italia, da Gianluca Grignani, vi voglio bene. E ti vogliamo bene anche noi, grazie Gianluca, ti salutiamo proprio con sonni infranti. Grazie ancora. E prendete, ascoltate questo disco perché è bellissimo. Da Parola 4 per il momento è tutto, torniamo tra poco. Ciao Gianluca!